Mattia Proietti è finita 1-1 sul turno infrasettimanale contro questo Gianna Erminio. È un po' di amaro in bocca per come è maturato il risultato, però diciamo anche prima, insomma, forse giusto. Sì, diciamo che scoccia a prendere gol a non so quanti minuti, 2 o 3 minuti dalla fine, penso. Nel secondo tempo abbiamo sofferto perché ci siamo abbassati un po' tanto, però l'errore più grande penso che abbiamo fatto è stato quello di non aver chiuso la partita nel primo tempo perché abbiamo avuto 5-6 palle gol nitide, importanti e non concretizzarne almeno 2 o 3. Ha compromesso poi un po' l'andamento della partita, penso. Questo sicuramente, però poi analizzando il match, insomma, perché questa differenza tra il primo e il secondo tempo? Più che per l'espulsione è stato un po' un atteggiamento diverso. Sì, cioè, ci siamo abbassati troppo, sia per demerito nostro che anche per merito loro, perché comunque hanno giocato bene il secondo tempo e noi abbiamo fatto l'errore di abbassarci un po' troppo, gli abbiamo concesso un po' troppo campo, hanno preso fiducia, giustamente. E abbiamo rischiato anche prima del gol, però comunque l'atteggiamento, nonostante ci fossimo abbassati tanto, tanto era quello giusto, nel senso si lottava su ogni pallone, si è cercato di portare a casa i 3 punti, purtroppo non ci si è riusciti. C'è poco tempo per recuperare, già sabato si gioca contro il Pordenone in trasferta, poco tempo anche il Pordenone, insomma sarà una partita in cui cercare anche un po' il riscatto, però sapendo che insomma le condizioni sono quelle che sono per entrambi. Sì, 2 giorni di riposo scarsi ce li abbiamo noi come ce li hanno anche loro, quindi siamo nella stessa situazione. È ovvio che noi vorremmo avere un po' più di tempo per preparare le partite e tutto, però la Lega ha deciso così, noi ci adeguiamo giustamente, vale per noi, vale anche per gli altri, quindi ci riposeremo bene questi 2 giorni e prepareremo al meglio la partita col Pordenone. E si andava a Pordenone con uno spirito di cercare di vincere, insomma, questa è la vostra caratteristica principale. Sì, come sempre andremo là per cercare di vincere la partita, poi in base a come andrà la gara comunque vedremo, insomma. L'obiettivo comunque è quello di portare a casa 3 punti anche a Pordenone. Grazie Mattia. Grazie a voi.